basta precariato, basta lavoro instabile, ci vuole lavoro sicuro, lavoro stabile, bisogna lavorare tutti per la piena occupazione. Questo si può fare solo rompendo la gabbia europea, solo uscendo dall'Unione Europea, dall'Euro e dalla NATO, che è un altro punto principale, fondante del nostro programma, insieme alla fine di tutte le restrizioni dovute alla pandemia. Questi alcuni punti al centro del programma elettorale d'Italia Sovrana e Popolare, lista che mette assieme una quindicina di sigle che ha presentato i suoi candidati alle elezioni nei collegi toscani anche ad Arezzo. Il nostro programma è ovviamente è fuori dalla NATO, fuori dall'Unione Europea, dall'Eurozona e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per quanto riguarda la sanità, noi siamo per una sanità pubblica. E come sappiamo ormai siamo in onda di privatizzazione, quindi una sanità che riscopre il territorio, una sanità di prossimità. Per quanto riguarda l'aspetto economico, ovviamente abbiamo già detto fuori dalla NATO, fuori dall'Eurozona. Per quanto riguarda l'aspetto dell'agroalimentare, chiederemo l'istituzione di un Ministero agroalimentare e soprattutto vorremmo portare nel nostro territorio il chilometro zero e riportare la piccola e media impresa a livelli di ormai tantissimi anni fa, perché è stata veramente portata a livelli minimi e invece devono essere riportati in tema i nostri valori, che sono i valori del territorio per quanto riguarda anche l'agroalimentare. Per quanto riguarda poi la giustizia, noi chiediamo ovviamente la separazione delle carriere e poi per quanto riguarda il discorso legato al nostro territorio, ovviamente dobbiamo poi in seguito fare una valutazione del territorio a livello locale, questo è normale. Ecco, sicuramente le difficoltà con cui fanno i conti sia i cittadini ma anche le aziende che rischiano insomma di chiudere a breve sono quelli relativi al caro energia e ai vari rincari. Esatto, la soluzione è abbastanza semplice, quella immediata. La soluzione è interrompere immediatamente le sanzioni alla Russia, interrompere immediatamente l'invio di armi, far sedere al tavolo i contendenti, riacclacciare rapporti commerciali con la Russia per avere del gas come era fino a pochi mesi fa, a prezzo sicuro, stabile e basso, in modo che tutti i cittadini, tutti i negozianti e tutte le aziende possano tornare a pagare delle cifre normali. Il rischio è il fallimento di migliaia di aziende e il licenziamento di milioni di persone. Col 25 aprile la sfida però è anche all'astensionismo, bisogna riportare i cittadini alle urne. Noi chiediamo a tutti di venire a votare, di credere in noi, perché siamo stati nelle piazze anche con coloro che sono astensionisti oggi.